in modo che voi abbiate volta per volta quali sono le lezioni e dove sono le lezioni. Quindi è una, adesso ve la faccio girare, poi la mettiamo sul sito, è un'infografica in cui ci sono anche le prossime lezioni. Tra l'altro questa mi rendo conto che è una settimana un po' piena, perché abbiamo oggi, domani e dopodomani. Non vi odiate, però secondo me la qualità delle lezioni che facciamo è tale per cui vi chiedo un surplus di sforzo. Contra nomi così proprio. Così, cioè domani avremo Andrea Segre che ci parlerà di economia a colori, presentando anche un po' nel dettaglio il progetto di Gianni Ward di Fico alla Bologna, quindi penso che sia una cosa che vi può interessare. E così ci sono gli altri due moduli, governance metropolitana e europrogettazione, in modo che sappiate da adesso quali sono le lezioni fino a, direi, fino al 30 aprile. Potete fare un po' di programmazione, ce ne manca l'ultima, poi è quella delle ultime due, economia della cultura e legalità, però quelle facciamo strada facendo. Allora, io direi di cominciare, così nel frattempo poi si aggiungeranno. Intanto ringrazio come sempre Michele per la conduzione del modulo, che è veramente interessante, direi anche scoppiettante. E ringrazio anche Giovanna Cosenza per aver accettato questo invito, che mi fa veramente molto piacere, anche perché è da un anno che ci proviamo. E infatti questa volta, contravvenendo un po' di regole, vorrei raccontarvi una storia un po' personale, cioè come ci siamo in qualche modo conosciuti, o meglio, nel 2012. Io sembra che siamo stati fidanzati. Sì, no, nulla di... No, non ci sarebbe niente di male, ma non è successo. Appunto, era un incontro professionale, nel senso che io ero stato nominato nel 2012 responsabile della comunicazione del PD di Bologna. E quando sono stato nominato responsabile della comunicazione del PD di Bologna mi sono chiesto perché. Cioè, io sono un giurista, non mi occupo di comunicazione, e mi ponevo il problema di che cosa volesse dire fare comunicazione del PD, cosa volesse dire fare comunicazione pubblica, e mi sono reso conto della prima cosa: non si diventa comunicatori per nomina, cioè non basta una nomina per essere comunicatori, e il fatto di parlare bene in pubblico non vuol dire affatto essere comunicatori, perché, come dicevamo anche l'altra volta e come diceva Lidia Maroccio, content is king, cioè i contenuti fanno la differenza e la comunicazione la fanno gli esperti di comunicazione. Quindi un po' di scrupoli che mi sono fatto è A, leggere chi in effetti ne sa di comunicazione, B, come evitare degli errori di comunicazione. E il primo errore di comunicazione che mi sono trovato nella mia esperienza personale ad affrontare è stato questo qui. Era un appello fatto dalla Federazione del PD di Roma su come si sta sulla rete. Allora io ve lo leggo, che così: cercasi democratici comunicatori della rete, età compresa fra i 16 e i 70 anni, quindi escludiamo, avevamo detto, il 50% dei nostri iscritti, no? Dotati di computer e connessione ad internet, perché oggi ci sono computer non dotati di connessione ad internet, buona conoscenza della rete, dei blog e dei social network, disponibili a frequentare un corso di indottrinamento presso la Federazione di Roma, da impiegare, questa era la cosa peggiore, nella diffusione delle notizie relative al PD e nel contrasto alla disinformazione propagata sulla rete. Cioè questa era proprio l'idea di rete, un luogo da occupare, ci sono agitatori che fanno disinformazione e noi ci mettiamo contro agitatori che fanno controinformazione. Ecco, io sono partito da questa idea per cercare di pensare, per esempio, al circolo online come invece una piazza virtuale da abitare e non da occupare. Però, grazie a loro, cioè, ho capito come non si doveva fare. La seconda slide fa male, io immagino che arriverà anche quella, quindi la lascio, la lascio a lei. Però, quando noi ci troviamo ad affrontare lo slogan dell'Italia giusta, io mi poso il problema: ma
quello sfondo grigio. No, Martina, quello sfondo grigio, quante volte ce lo siamo chiesto, ma sarà bene un messaggio di speranza e di fiducia? E l'allora responsabile della comunicazione nazionale disse no, 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 richiama tranquillamente il messaggio di Hollande. Ora, voi lo vedete il messaggio di Hollande, eh? Cioè, secondo me qualche differenza c'era, e non era solo una differenza di quello. Ultimissimo passaggio, perché dobbiamo andare rapidi, la vera sfida per la presenza e cosenza è raccontare gli errori in solo un'ora e mezza, questa è la vera sfida, però provo a fare un ultimo passaggio che era un altro errore di comunicazione che riguardava il web, ed era le ceneri del centrodestra, quest'anno la quaresima può finire il 25 febbraio. Questo era uno dei messaggi del sito nazionale del PD. Ora, dobbiamo stare attenti, perché questo tipo di errore rischiamo anche di rifarlo oggi, perché a volte il rischio è quello di strafare, cioè di ostentare una certa agiatezza nell'utilizzo dei social network, per cui poi il messaggio comunicativo che può arrivare è esattamente contrario oppure controproducente. Questi sono quattro piccoli esempi che io mi sono trovato nella mia responsabilità, diciamo, e da allora mi sono posto una promessa, che era quello di fare in modo che se qualcuno di voi domani farà il responsabile di comunicazione del PD o avrà responsabilità di comunicazione a livello amministrativo, sappia A, rivolgersi agli esperti, B, riconoscere gli errori per non farli. Quindi, con questa premessa, sono contento oggi di mantenere a questa promessa e quindi do la parola a voi, perché immagino che ne abbiate molto da raccontare. Allora, io solo una raccomandazione, visto che oggi con questa lezione terminiamo un po' le tre puntate sulla comunicazione. Mercoledì e lunedì parleremo leggermente d'altro. Anche se mercoledì c'è Luca De Biase, che è un giornalista. Abbiamo cominciato con Dino e Francesco, fuochi d'artificio, la nuova comunicazione del PD. Mercoledì scorso invece un approccio più pratico di due persone che gestiscono la sala macchine della comunicazione delle imprese, di istituzioni pubbliche. E oggi facciamo un giro da un punto di vista più accademico, per cui tre punti di vista che in qualche modo mi fanno capire davvero la complessità, perché anche se un giorno non sarete responsabili della comunicazione, anche se un giorno non sarete avrete una responsabilità amministrativa politica, comunque avete una presenza online già adesso, che voi lo vogliate o no. Quindi l'idea è proprio di essere consapevoli prima di tutto come cittadini e poi come persone legate a un partito politico oppure per fare politica. Ok, quindi laboratorio davvero per un laboratorio rinascimentale, no? Dove si mettevano le mani, o artigianale quasi. Il punto che ci mancherebbe è proprio fare una campagna, progettarla assieme. E magari succederà, a te la parla. Magari con una campagna concreta. Allora, io mi alzo così. Parlare in pubblico non è una condizione sufficiente per essere bravi comunicatori, però è necessario, comunque sia. Allora, riuscire a farlo. Io sono Giovanna Cosenzi, insegno qui all'Università di Bologna, insegno a Scienze della Comunicazione, presiedo anche la laurea. Mi occupo di comunicazione politica ormai da diversi anni. Ho un compito di corsa, no? Da svolgere di corsa. Ho molte immagini da mostrarvi, in realtà le slide sono tipo 78, quindi alcune di queste sono proprio da sfogliare assieme, anche perché credo che ci sia un effetto complessivo interessante proprio dal rivedere diversi anni, perché da Veltroni a Renzi significa dal 2008 a oggi, e sono passati diversi leader, sono passati diversi errori di comunicazione. In realtà il punto interrogativo del titolo non lo avevo messo io, nel senso che volevo essere più costruttiva, più positiva. Suona molto diverso dire sbagliando si impara, che è un'affermazione, rispetto a sbagliando si impara, gli errori di comunicazione, di comunicazione non del PD, perché
ci concentriamo solo sulla comunicazione, quindi non parliamo di politica entro certi limiti, ovviamente, perché a volte i contenuti sono imprescindibili. Mentre su un punto interrogativo o meno, da parte di Max, se tu responsabile, è stato aggiungere un po' di malizia in più, cioè implicare un dubbio, no, sul fatto che questo imparare, quindi questo miglioramento, ci sia stato. In realtà io non avevo messo il punto interrogativo perché il miglioramento c'è stato, perché non vuol dire che Renzi, che è l'ultimo leader, non faccia errori, anzi. Io tendenzialmente individuo solo gli errori, tipicamente poi le persone pensano che io ce l'abbia. Prima ce l'avevo con Bertoni, poi ce l'avevo con Bersani, poi adesso ce l'ho con Renzi e ce l'ho con il mondo. No, semplicemente si tratta di essere più possibili analitici e di conseguenza per me l'analisi implica le critiche. Ok? Allora, faccio una premessa riguardo la personalizzazione. Non so se avete già parlato di personalizzazione negli incontri precedenti, poco, perché è un tormentone. Allora, una premessa che mi riporta molto più indietro del 2008. Allora, questa è una tipica fissione, cioè l'elezione del 48, non c'è affatto personalizzazione, perché quella è la rappresentazione dell'Italia e non si tratta di una persona. La personalizzazione, quando arriva in Italia in politica, quindi l'individuazione di il collegamento di un partito a un volto, domando. Prego? No, 94. 94? Grazie. Ok? È una bella differenza. Allora, io qui sono tornata indietro di molto, però fino ai primi anni 80, in particolar modo fino a questa che fu l'idea di Craxi, il Partito Socialista, c'era il simbolo del partito e c'era vota, ok? Punto. Associare un volto a un partito tipicamente è collegato alla figura di Bettino Craxi. Non è che sia stato esattamente, precisamente il solo o il primo, però l'ha fatto in modo massiccio. Cioè la personalizzazione è andata di pari passo con un accentramento anche mediatico sulla sua persona. Dopodiché, chiaramente avete detto bene, il 94 con Berlusconi. È importante parlare di personalizzazione in un contesto PD perché è un tormentone contro che abbiamo sentito sempre fino a Pierluigi Bersani, cioè l'idea del partito che si è con, quindi è una questione di comunicazione ma anche una questione di visione del partito, ed è materia recentissima quando c'è stato, no, il contrasto Bersani Renzi, ma anche dopo, quando ci sono state le ultime primarie, si parlava di visione del partito, per cui la diversa visione del partito di Renzi rispetto a Cuperlo, ma anche a Civati, eccetera, era molto legata anche a questo aspetto che è di comunicazione. Allora, sgombriamo il campo, io sono nettissima, dalla personalizzazione della politica non si esce, ok? Quindi Renzi aveva ragione, Renzi aveva ragione. In Italia la personalizzazione della politica la spinge in maniera ancora più marcata, ovviamente avete detto giusto, Silvio Berlusconi. Non vi faccio vedere l'immagine del 94, andiamo subito al 2001, queste sono, qui faccio una rapidissima carrellata della campagna elettorale del 2001, Berlusconi era contro Rutelli, si parlò di faccia a faccia, mentre per quel che riguarda il 94 ci fu il faccia a faccia Berlusconi-Occhetto, no? In cui Occhetto perse tragicamente, si parlò di faccia a faccia per le strade nel 2001 e le immagini che ci circondavano nelle strade di tutta Italia, in formati giganteschi, il manifesto verticale o il 6x3 orizzontale, erano queste. Ne facciamo una rapida, questa era la famosa immagine che poi diede origine ai primi meme, no? In rete, cioè prima ancora che si chiamassero meme, perché venivano insomma, ritoccati, rifatti, eccetera, eccetera, un presidente operaio, ma c'era anche questa versione con più capelli, ma c'era anche l'assenza del leader, e qui rapidamente, perché la personalizzazione implica anche, e questa è un'anticipazione, siamo ancora in premessa ma ci serve, lo vedremo alla fine, sapersi sottrarre quando è il momento, e Berlusconi l'ha sempre saputo fare in quello che fu da tutti detto il faccia a faccia per le strade, perché poi si rifiutò, non ci fu mai un faccia a faccia televisivo, il faccia a faccia letterale, faccia contro faccia, dopo veniamo a Rutelli,
avvenne nelle strade d'Italia, no? Perché ci fu una tempesta di affissioni, iniziata da Berlusconi e in risposta, giorni dopo, in ritardo, sempre in reazione come tipico della sinistra italiana, cioè quella perlomeno che precede Renzi, poi vediamo Renzi cosa andrà a fare, è stato in risposta, quindi agendo come in ritardo e sul terreno dell'avversario, come sempre faccia a faccia avvenne per strada. Ma non era solo con facce letterali, perché qua queste affissioni qui cosa ci rappresentano? Ci rappresentano simulacri dei cittadini e delle cittadine, mettono in scena quelli che saremmo noi, per cui c'erano la famiglia felice per la città più sicura, c'erano gli anziani. Questa fu la risposta di Rutelli, proprio ricalcata, con il caos tipico di informazioni illeggibili della costruzione, no? dei manifesti del centro-sinistra, però l'idea della faccia di Rutelli, che non si rivolge, con lo sguardo non rivolto in camera, ma ripreso mentre fa altro. Questo è un altro esempio, qui invece abbiamo un esempio di interpellazione visiva, e poi lui in mezzo alla gente, non particolarmente allegri, non particolarmente felici per essere con lui, qui invece abbiamo quello lì, è disperato, e qui invece abbiamo dei giovani già più contenti. Arriviamo alle elezioni del 2008. Dicevo prima, la capacità di togliere la faccia quando è il caso. Vi ricordate quali erano le affissioni del Popolo della Libertà nel 2008? C'era la faccia di Berlusconi o no? Non c'era la faccia di Berlusconi. Questo stile molto più vicino, addirittura pre-1983. Sembra che il vecchio stile ricalcò volutamente il vecchio stile del vota con la matita e la X sul simbolo del partito. Inopinatamente, no? Strano, tutti dissero, questo era il manifesto, ci fu solo questo, per strada accadde solo questo, il 6x3 e il manifesto così. Non c'era la faccia di Berlusconi. Perché non c'era la faccia di Berlusconi? Perché doveva fare una mossa diversa, spiazzante, rispetto a quella che fu l'ossessione della campagna elettorale. Allora, avevo promesso di cominciare da Veltroni, chiudo la premessa, cominciamo da Veltroni, perché fu stato il primo leader del PD. La campagna delle politiche del 2008 fu ossessivamente concentrata su questa fotografia, che apparve ovunque. Questa era la foto, ok? Si vede? Beh sì, insomma, l'ho presa proprio in originale. Allora, questa foto, come dire, contiene diversi errori tecnici. Allora, vi è stato già spiegato nelle lezioni precedenti la difficoltà del fare il mestiere della comunicazione, no? Questa difficoltà implica, quindi, ciascuno di voi, secondo me, di principio, in un contesto ideale, dovrebbe avere la capacità di imparare a mettersi in relazione dei comunicatori professionisti. Ok? Non è necessario che diventiate voi coloro che fabbricano il manifesto giusto o che decidono il training giusto per correggere il leader o la leader, speriamo che un giorno si moltiplichino le leader, nella parola in pubblico, no? Qualcosa che avviene molto seriamente negli Stati Uniti. Il leader o la leader fa prove e riprove prima di fare un public speech, ok? Dovete però avere la capacità, acquisire quella disposizione mentale dell'entrare in relazione col comunicatore, con la comunicatrice, con l'agenzia. Quindi, questa fotografia aveva diversi errori. Uno può dire lo sfondo scuro, eccetera, eccetera. Ve ne dico uno fondamentale che viene, quando riprendi il volto di un essere umano, che è centrale, che è qualcosa che tutti gli esseri umani guardano come prima cosa quando incontrano un altro essere umano, e in particolar modo cosa guardiamo del volto? Gli occhi. Gli occhi, ok? Allora, ci sono studi sulla espressioni facciali che i comunicatori, che siano degni di questa parola, non possono non conoscere. Esistono studi ormai che cominciarono negli anni 60, un grande studioso americano di espressioni facciali è Paul Ekman, no? Che ha detto e scritto e studiato molte cose sulle espressioni
facciali che rivelano le nostre emozioni, ma c'è una macro distinzione fondamentale che è quella fra sorrisi autentici, spontanei, e sorrisi forzati, sorrisi in posa, no? Allora, questa è la faccia di Paul Ekman. Qual è il sorriso finto e quale quello sentito? A sinistra cos'è? Finto. A destra? Sentito. Ok, lo sapete riconoscere. Ok? Fantastico. Qual è la differenza di dettaglio? No. Magari non la sapete dire, dite che sta nella zona degli occhi e secondo me se vi concentrate bene mi sapete anche spiegare questo dettaglio. Quindi non è necessario essere un raffinato esperto, però come esseri umani ci arrivate se indotti in maniera opportuna. Io vi sto stimolando e avete risposto giusto, è vero. Lui fra l'altro, essendo molto serio nel suo lavoro, i lavori di Ekman sono fantastici, sono interessantissimi, affascinantissimi, eccetera. Molti sono tradotti anche in italiano. E lui è anche spesso consulente di comunicazione politica. Essendo molto serio nel suo lavoro, ha imparato lui stesso con la sua faccia a simulare, a creare, cioè uno che dà una vita, no? Perché poi ci sono filmati in cui in tutte le età della vita, adesso questo signore è in pensione, ha 75 anni. Quindi aveva tipo 65, cioè ha imparato a modulare la sua faccia e fare tutte le espressioni, ok? Quindi questa è proprio la sua faccia. Come dire, non è necessario essere raffinati studiosi come lui, se indotti, quindi capite che ci si arriva. Dopodiché la realizzazione in studio del sorriso spontaneo la fa il tecnico, ok? Allora, gli occhi, certo, il sorriso autentico è quello che coinvolge la parte superiore del volto. E questo è normale che sia così, cioè, se ridete che vi viene dal cuore, cosa succede? Gli zigomi salgono, si formano, ecco perché vengono le zampe di gallina. Una persona che ha le zampe di gallina è una persona che ha sorriso in modo autentico spesso, ok? Quindi è bello, avere le zampe di gallina è un buon segno nella vita, anche se tutti cercano di cancellarle perché le rughe sono mal viste, ok? Se sorridi in modo forzato, tendi a muovere solo la parte inferiore del viso, la parte sopra resta a volte in maniera impercettibile, un po' più fissa. Questa slide lo spiega. C'è un modo per, come dire, ridurre ancora la differenza tra il sorriso sentito e il sorriso forzato. In questo sorriso, che è più ampio, qual è il sorriso autentico e quello forzato? Quello a sinistra è autentico, quello a destra è forzato. Sapete riconoscerlo, ma se io avessi cominciato da qui avreste fatto più fatica. C'è un modo, allora il comunicatore esperto, allora il leader politico, parentesi, questo vi spiega il sorriso a 60 denti di Berlusconi. Perché Berlusconi, quando stava bene, quando non era acciaccato, quando era più giovane, eccetera, eccetera, aveva sempre questo sorriso molto aperto? Perché chi comunica, il comunicatore, non ti può venire sempre dal cuore il sorriso, devi imparare a forzarlo. E sai che se apri molto il sorriso è più difficile distinguere un sorriso autentico da uno fasullo. Ok? Questa fotografia vi mostra che se apri il sorriso aperto, si chiama questo, rende più difficile la distinzione. Ok? Allora, se noi torniamo al nostro povero Beltroni, questo sorriso è autentico o forzato? Forzato. È un sorriso in posa. Non sto dicendo che Beltroni è una persona fasulla, finta, che mente. Sto dicendo che quello è un chiaro sorriso da posa fotografica. Ok? Allora, lì vuol dire che qualcuno non gli ha detto incisa! Allora, quando c'è un fotografo bravo, deve essere lì a dire forza! Meglio ancora, cosa succede? I fotografi bravi fanno la foto, fanno tanti scatti fotografici e dopodiché prendono quello. Ecco, questo è un tipico sorriso forzato, inautentico, e lo sguardo in camera, io mi sono immaginata che all'epoca qualcuno poi mi avesse detto, questo magari era un po' impacciato, eccetera, ridi, guarda bene in camera, perché gli hanno spiegato, se guardi in camera sembra che interloquisci, no? Che quindi buchi lo schermo, eccetera.
E in più, quindi, è molto fisso in camera, sembra che voglia uscire. La montatura dell'occhiale certamente non l'aiuta perché rende ancora più fermo. Ecco, allora, questa foto, che è sempre la stessa e che porta un sorriso inautentico, ha già un problema. Ha già un problema, perché capite che moltiplicare l'immagine di un leader in posa, uso un termine che non mi piace, che non, però subliminalmente, per quella stessa ragione per cui voi, senza essere particolarmente esperti, avete subito saputo dire qual era autentico e qual era invece falso, forzato il sorriso, comunica, ma ogni volta che perché tu sei in macchina, vedi la fissione, c'hai la faccia di Veltroni, così, spiaccicata lì. È qualcosa che non ti torna, ok? Non ti torna. Allora, il problema non sono quelli già convinti, il problema sono la famosa fascia degli indecisi sulla quale sempre di più si vincono o si perdono le elezioni. L'indeciso basa la sua preferenza o meno per un leader da una serie, su una serie di componenti assai poco razionali e molto emotive. Questo dettaglio non è ininfluente, ok? Allora, tipicamente, però voi avete già fatto diverse lezioni sulla comunicazione e questo è un contesto, diciamo, dissodato, coloro, adesso io devo fare molte cose di corsa e mi posso permettere di farlo perché è un contesto già un terreno già dissodato, però tipicamente questo tipo di analisi minuziosa del dettaglio viene vissuta con fastidio, viene vissuta come se fosse qualcosa di superficiale, viene vissuta come ossessione, come pedanteria. In realtà, io lo dico, lo ripeto sempre, la comunicazione è fatta non di dettagli, di micro dettagli, ok? È un mestiere saper comunicare difficilissimo perché occorre poter controllare una quantità spesso non facilmente controllabile di tantissimi micro dettagli. L'immagine di Veltroni. Tante altre cose si potrebbero dire. Accanto a quell'immagine c'era una scelta che riguardava la headline, no? Il famoso si può fare. Che cosa fece Veltroni? Gli piaceva Obama. Nel 2008, in parallelo, c'era la prima campagna, quella che vinse tutti i premi, ancora prima che Obama vincesse le elezioni nel 2008, vinse il più prestigioso premio, quello del magazine americano Advertising Age, no? Come campagna, la campagna del secolo, ok? Yes, we can, gli piaceva e lo tradusse in si può fare. Ditemi qualcosa sulla differenza. Esatto, questa è un'implicazione. La politica in Italia è molto romana, no? E si può fare, certamente a Roma ha un suono e delle implicazioni legate un pochino al malaffare da corridoio. Si può fare, ok? Questa è una competenza locale, prescindiamo da quella, usiamola proprio come una differenza fra la frase italiana si può fare e yes we can, c'è una fondamentale differenza. Il gruppo, il passivo, fuochino, la persona, il passivo, no, e poi se è un sì passivante, è un sì passivante, ditemela, in, cioè la persona grammaticale, in un caso parlava del gruppo, yes, we can, è la prima plurale, in questo caso, giusto il passivo, è un sì, è un impersonale, sì, così a scuola si diceva il sì passivante, è una terza impersonale. Allora, qui c'è un'assunzione di responsabilità, non solo è un we, prima plurale, e un noi inclusivo, si dice sempre, tornerà tutto il rimosso della scuola, sentite, no? Queste cose delle vecchie prof da scuola, quella roba lì. We, no, è un we, ma non è un we, noi politici possiamo, voi cittadini state alla larga, quello sarebbe un noi esclusivo, questo è un noi inclusivo e avvolgente. Lo dice questa frase? No, lo dice tutto il contesto della campagna, sta poi tutto al resto dei... le immagini, i video, fu lanciato con un video che aveva la musica e le canzoni di Will.i.am, eccetera, una serie di testimonial che andavano da Scarlett Johansson a chi più ne ha più ne metta, che era un we che includeva tutti, non era solo il leader
e il Democratic Party, erano tutti cittadini rappresentati, la gente rappresentata e in qualche maniera è magnificata, elevata dai testimoni al celebri, in cui le persone, i cittadini e le cittadine erano chiamati a identificarsi. Qua è impersonale, un po' c'è il se può fa che diceva Michele, è un po' chi è il soggetto, è una terza persona, non si sa, un X, un id, un it, ok? Impersonale. E questo è un altro esempio di dettaglio, altri ce ne potremmo, altre cose potremmo dire. Faccio la mia corsa, casomai se poi ci sono 10 minuti per la discussione torno indietro. Poi andiamo a Bersani. 2010, ok? Questo era il manifesto del 2010 con le rimucchiamoci le maniche, Aldo Biasi Comunicazione, l'agenzia di Milano. Questo era il post. Nel 2011 sempre la stessa agenzia lo tramutò in oltre, oltre, non in oltre, oltre. L'idea era sempre quella delle maniche rimboccate, senza più dirlo, ma riprendendo la questione delle maniche rimboccate, perché arrivò l'idea dell'oltre? Oltre chi? Berlusconi. Ok? E qui c'è il problema, non so se l'avete già toccato, che non neghi, cioè, come dire, non superi un avversario limitandoti a negarlo. Ok? Questo è stato il problema fondamentale del PD dalla sua nascita. La negazione, il no Berlusconi, il contro Berlusconi, è il problema dell'elefante. Se io dico non pensate all'elefante, tutti pensate all'elefante. Allora l'elefante Berlusconi si è accasato in casa, si è messo al centro della stanza migliore della casa del PD dalla sua fondazione. Quindi non è dicendo oltre che superi l'elefante. Se io dico andate oltre l'elefante mi viene sempre in testa. Ok? Non pensare all'elefante, il celebre libro del 2006 di George Lenikoff, ristampato per fusi orari l'anno dopo, qualcosa del genere, purtroppo non più disponibile, lo trovate in biblioteca, non è più venduto. Imprescindibile, è stato già citato, suppongo, è molto più sottile di questa semplice idea, che però è semplice ma non è banale. È tanto semplice quanto fondamentale, è tanto semplice quanto difficile da applicare e di volta in volta da riconoscere. Guardate che sul problema del non si supera l'avversario limitandosi a negarlo, si basano tutti i problemi non solo di comunicazione ma costitutivi, fondanti dei movimenti di protesta, a partire dal no global, dal movimento dei movimenti nato negli ultimissimi giorni del 1999 a Seattle. No global contiene in sé il suo scacco, perché hai al centro esattamente ciò che vuoi combattere, ok? È chiaro il punto? No bidet, no tav, quindi non è, cioè questo punto fondamentale è semplice, è il problema che io chiamo il problema della negazione, ma porta in sé una serie di implicazioni non facili da riconoscere. Tipicamente succede questo, e lo so perché ci lavoro da non global in qua, quindi sono ormai 15 anni, lo capisci perché è semplice, lo acquisisci, fra 5 minuti l'avete già dimenticato e siete pronti a pensare che basti dire oltre per andare oltre. Capite il punto? Detto altrimenti, e il libro di George Lakoff lo spiega molto bene, in maniera molto chiara, ma ancora una volta lo leggi, lo studi e sei pronto a ricaderci appena l'hai chiuso, perché è un tema cognitivo, è il problema della negazione. Cioè, quando un essere umano impara da piccolo a costruire una frase con un non, impara una cosa fondamentale che lo distingue da molti animali, i primati fanno qualcosa di simile alla negazione, ma non come facciamo noi, ma nello stesso tempo entra in questo vicolo cieco. Ogni volta che noi neghiamo qualcosa gli stiamo dando centralità. La negazione si nasconde dietro tanti altri modi, anche se non dici qui non c'è no, c'è oltre,
faccio altri esempi di caduta nel problema della negazione. Pensiamo alle campagne contro la violenza sulle donne. Che cosa fanno? Spesso rappresentano la violenza, dicendo che non va bene. Naturalmente non dicono no, violenza, dicono tante altre cose, dicono la vita di lei è così, capite? Però rappresenti esattamente ciò che vuoi combattere, ma lo metti al centro, è la stessa cosa. Quindi è facilissimo cadere. C'è un tema più sottile che è quello del cosiddetto frame, cioè ciò che neghi non è un concetto semplice, è una sceneggiatura, un ambiente cognitivo complesso che occorre riconoscere, ok? Quindi questo è il problema fondamentale, ma mi vorrei concentrare sull'immagine del leader. Quindi questo è un problema cognitivo che sta dietro ed è un problema politico che sta dietro questo tipo di comunicazione. È comunicazione ma anche politico, perché fu un'ossessione politica. Ma concentriamoci sulla scelta proprio di comunicazione, l'immagine, la scelta dell'immagine. Allora, intanto non è stato il primo, pochi ricordano che le maniche di camicia le aveva già rimboccate Casini nel 2008. Allora, da dove viene questa impostazione? Adesso è quella che io chiamo l'estetica del corpo isolato sul fondo bianco o sul fondo nero. E adesso vi mostrerò un'immagine su cui vi rifate gli occhi, se siete donne e se siete omosessuali, del Gandhi per Dolce & Gabbana. Da dove viene? E vi faccio vedere, rifare gli occhi ancora una volta di più, qui pubblicizza nel 2011 sempre del Gandhi la montatura agli occhiali in manifesto e in poster orizzontale. Cos'è l'estetica? Allora vedete sul fondo bianco, per pubblicizzare una mutanda, o sul fondo, e non è un caso che prendo questo fondo perché vi ricorda qualcosa l'immagine che marco, è quel fondo lì, geniali, Allora, cosa succede? Sono gente uguale. Esattamente. Allora, in comunicazione commerciale questo si chiama format, che non è il format televisivo, è un format per le affissioni. Io vi faccio vedere un bellone così, e lui dice, il soggetto è uguale, viene la battuta. Allora, l'estetica del corpo isolato viene dai fashion brands. Ed è, io vi potrei mostrare decine e decine, centinaia di immagini così, serve a enfatizzare e valorizzare al massimo la bellezza del corpo che viene raffigurato. Vale anche per le donne, cioè ho messo un uomo perché Versace è un uomo, ok? Allora viene la battuta, giustamente, ma la battuta viene, attenzione, non perché siamo maliziosi, perché lui ha dimostrato di essere più malizioso di me, che ci ha messo il punto interrogativo da quando io invece volevo essere più positiva e costruttiva. La battuta viene perché questo tipo di format vi costruisce un frame, un ambiente cognitivo, per cui c'è uno sfondo bianco oppure nero sfumato così e c'è un corpo umano che sta lì. Allora, qui questo bel corpo umano serve a pubblicizzare gli occhiali. Associ la bellezza e la perfezione di questo corpo umano al prodotto, ma meglio ancora, attenzione, l'occhiale è una strategia di comunicazione del marchio. Tutti i gadget dei grandi marchi di moda servono a fidelizzare, a confermare, a rinforzare la comunicazione del brand. Non c'è comunicazione di prodotto nella... Dai primi anni 2000 in poi, da quando scrisse Naomi Klein, mi viene Naomi Campbell perché ero presa dal frame moda, capite cosa, l'importanza degli ambienti cognitivi. Da quando Naomi Klein scrisse No Logo, che è un fondamentale libro per capire la comunicazione no global, ma vi fa capire come funzionano i loghi, i brand, ok? Da quell'anno in poi. Da quegli anni in poi la comunicazione commerciale è una comunicazione di brand fondamentalmente, non di prodotti. Questo è un modo per rinforzare il brand, ok? E come fai a rinforzare il brand? Associ un bel corpo, e lui accompagna Dolce & Gabbana dal 2006, al marchio. E tanti ne vediamo così, siamo abituati, ok? C'è un passo ulteriore. Dall'estetica del corpo isolato, lì era nudo, c'è, passettino, l'estetica del corpo isolato in camicia bianca.
la soffrire, esatto, la sindrome da padrona di casa, giustamente. Accomodatevi, siate rilassate, ok? Qua davanti non venite interrogate. Grazie, ringraziamo anche la segretaria del circolo che ci ospita. Grazie. E incoraggia la rilassatezza agli ospiti. Allora, dall'estetica del corpo isolato, che serve a magnificare un corpo stupendo, no? E perfezionato dal Photoshop, si passa all'estetica del corpo isolato in camicia, in maniche di camicia. Io mi so perché vi sto mostrando? Vi sto mostrando un ambiente cognitivo, stiamo arrivando alle camicia, o la camicia con... E ce l'ha le mani. Questa qui è una qualunque foto presa da un repertorio di immagini di un sito che vende camicie per uomo. Ok? Ecco, banale, quindi non è neanche un celebre modello, non è neanche un testimonial, non è neanche un grande marchio, questo è mass market, mercato di massa. Ok? Vedete che c'è uno con le maniche di camicia rimboccate e poi l'addominale e bla bla bla. Esempio del 2011, nuova lancia Y, tanto vi faccio vedere, cioè come non è solo i fashion brands, è un'estetica ricorrente e merceologicamente trasversale. Armando Testa e l'agenzia testimonial Vincent Cassel, oggi faccio rifare gli occhi alle donne, poi i gusti possono essere diversi, e qui abbiamo un altro signore in maniche di camicia, ok? Negli stessi anni, esatto, è quell'estetica lì, sul fondo bianco. Questo manifesto fu bersagliatissimo, naturalmente vennero fuori gli spoof, perché... perché in tempi di crisi dire il lusso è un diritto, questa campagna fu molto contestata, no? Chiaramente questo è uno spoof, cioè gli spoof sono, no? E la contropubblicità, vanno di notte, il lusso è un delitto. Questo è stato fatto da Quinto, quindi dal buon Amenduni e compagnia, dal marchio con cui Amenduni e i suoi compagni fanno le birichinate. Il lusso è un diritto, la pausa Mirafiori no. E in realtà non è truccato il manifesto, è risistemata la fotografia, e questo è un meme che ha circolato online, e quindi la Y cambiò in l'eleganza è un diritto, questo è per dire, ma Alba Dutto resta in maniche di camicia e un po' rimboccate. Ecco qua il problema. Vedete? Cosa succede? E qui, attenzione che siamo un passo da Renzi, e secondo me è il problema fondamentale di Renzi. Questo tipo di format e di estetica concentra l'attenzione troppo sul corpo del leader. Cosa che neanche Berlusconi, che viene da tutti additato, cioè da tutti, come il campione estremo del liderismo, della personalizzazione, del narcisismo, le ha fatto, no, tutto il berlusconismo, la concentrazione, eccetera. No, io ho fatto vedere che lui quando è il caso si tira indietro, anche nel 2001 si tirava indietro, capite? Capite il punto? La personalizzazione non vuol dire l'ossessione per il corpo del leader. Berlusconi non ha mai avuto questa ossessione per il suo corpo, ok? Che è stata imposta al povero Pierluigi Bersani. Ah, certo, questa roba qui è talmente lontana da lui che gli ha creato in lui una serie di crampi cognitivi ed emotivi che anch'io vedeva, per me è una delle cose più letali che gli hanno fatto. Io non so come si siano ostinati, perché torna l'anno scorso, hanno solo messo il fondo, hanno cambiato, no? Hanno preso David Gandhi non con le mutande ma e gli hanno messo, capite il punto? Ma è sempre la stessa zuppa, il povero Bersani. Allora, lasciamo perdere la demenzialità del format che viene riservato alla headline, perché tutti sanno che le affissioni vanno studiate, la headline, il titolo. Se tu passi per strada, cosa noti di più? La frase più grande o quella più piccola? Grande, sei lì per strada che stai guidando, vedi, allora vai subito sulle maniche. Allora, problema, stai facendo una metafora, rimboccarsi le maniche metafora, quello che la pensata comunicativa di questi signori che mi fa impazzire, più ci penso più dico come è possibile che tutto, allora voi dite tante cose, gli insuccessi del povero Bersani sono assolutamente legati a questa roba qua, assolutamente, è chiaro che poi la buona comunicazione non è, è necessaria ma non è sufficiente, ma questa roba qua, ma gli hanno ucciso in una maniera incredibile, incredibile. Le maniche,
tu costruisci una metafora, ok? Ci siete? Tu costruisci una metafora, capite? Una metafora vuol dire che non significa, se io dico che bisogna rimboccarsi le maniche, la gente non pensa che la mossa cruciale del PD di Bersani fosse che tutti, no? Era una metafora, voleva significare qualcos'altro, sforzarsi, mettersi insieme, eccetera, eccetera. Fantastico! Per allora perché costruisci un'immagine che concentra l'attenzione sulle maniche letterali? E se uno non l'avesse capito, perché glielo scrivi in grande? Capite il punto? Cioè, se costruisci una metafora, poi tu devi arricchirla del senso metaforico. Non devi insistere con l'immagine, l'immagine arriva prima delle parole. Costruisci una metafora e dici, rimboccarci le maniche, fai vedere lui tutto attivo, con la gente, che suda, capì, che si agita. Arriva la metafora. Se tu dici, rimbocchiamoci le maniche, e mostri lui con le maniche rimboccate, appiattisci la metafora sul suo senso letterale. Che è una cosa che uno dice, ma come gli è venuto in mente? Cioè, ma gli dovevano volere molto male, erano pagati da Berlusconi. Cioè, io non ci volevo credere. E lui messo lì, tra l'altro in una posizione, in un tipico format dove uno si aspetta dei grandi. O un figo analogo. Quindi, cosa succede? È chiaro che poi arrivano gli spoof. Questo è su oltre. Cioè, se tu concentri l'attenzione sul corpo del leader, poi tutti pigliano per il culo quel corpo. Tutti i commenti erano sulla pelata, su quella faccia un po' cupa, su che non era adatto, lo pigliano per il culo. E uno dice, metafora, ma non hai pure il dubbio che non lo sia più, perché se tocco il corpo devi stare attenta anche come parli, perché non sappiamo più, cioè siamo in un ambito di letteralità piattissima. Allora, vi faccio vedere anche un film che secondo me avete dimenticato, nel senso che proprio rimosso, non abbiamo l'amplificazione ma ce la possiamo fare, perché è proprio per farvi vedere, perché dall'estetica del corpo isolato si è arrivati tanto non dice niente, si sente sta musichetta. Questo era lo spot che girava su internet, cittadini e cittadine qualunque in maniche di camicia. Ligabue. Non fanno un cazzo. No, supponeva il fatto che prima non stessi lavorando, esatto. E adesso. No, ma non è questo. Lo vedi? Hai un teorema e se ne va. Cioè, tu costruisci non pago dell'aver concentrato l'attenzione sul corpo del povero Bersani, fai anche il video e io quindi dico, passi dall'estetica del corpo isolato su fondo bianco, dai, all'estetica del gesto isolato, perché c'era lo zoom sul gesto, quindi non solo isoli il corpo, non solo appiattisci la metafora sul suo senso letterale, ma ti concentri ossessivamente su quel gesto lì. Le battute che circolavano in rete su quello video lì era la banda del buco. E cosa fanno? Stanno lì per farsi delle pere. Ma è chiaro, perché non ti resta, capite? Il resto, il contenuto dov'è? Dov'è il contenuto? Non c'è. Non c'è, proprio è zero. Ok? Attenzione che è un'estetica ricorrente. Nel 2011 questo l'avete visto, quella, quando Formigoni esco dal PD, per dirvi che sta roba qua, essendo un frame che proviene dalla comunicazione commerciale, e quando i partiti si affidano alle agenzie che vengono dalla comunicazione, per quello dico che è importante che nel partito ci sia qualcuno che, a me basterebbe qualcuno di buon senso, ma insomma, che non si faccia abbagliare da qualcuno che magari ha anche l'agenzia di nome, ma santi Dio, cioè non puoi far fare un politico, non devi concentrare l'attenzione sul corpo del politico, intanto perché per quanto figo possa essere non sarà mai David Gandhi, se no non faceva il politico, faceva David Gandhi, capite il punto? Ok? Con meno problemi. Quindi non c'è dubbio,
non puoi concentrare l'attenzione troppo sul corpo del politico. Neanche Obama, che è più figo, lo fa, perché il politico è un danno. Il politico non ha il corpo, allora è importante il corpo di un politico, e la bellezza svolge un ruolo importante, attenzione, anche nocivo. Se la enfatizzo, se sei troppo bello, vi ricordate, uno dei belli della politica italiana era Rutelli, e il bamboccione, cioè no, bello e cretino, il passaggio da bellezza a stupidità è un attimo, ok? Anche per gli uomini, per le donne non ne parliamo. Però, quindi, però in politica la concentrazione ossessiva sul corpo del leader lo danneggia, ce lo vogliamo mettere in testa. E qui arriviamo a Renzi, perché è figlio di questo tipo di frame che viene dalla comunicazione commerciale. Nel 2011 questo c'è caduto, cioè, ve lo ricordate lo spot? Lui addirittura si fa in tre, non ve lo faccio vedere, ma nelle pure Pisapia, c'è sempre quella cosa lì, l'estetica del corpo isolato su un fondo qua marroncino, qui c'è il solito caos di Hedra, il tipico del, cioè il casino nei testi delle affissioni è una tradizione che accompagna la sinistra. Però lui è vinto, sì, ok, la comunicazione è necessaria ma non sufficiente, dipende da chi è l'altro lato. Se ti faccio vedere cosa fece Lavorati, e poi c'è un tema anche di proposta politica, cioè qui stiamo parlando di comunicazione, okay. È necessaria, non sufficiente, né a farti perdere né a farti vincere. Quindi l'obiezione però lui ha vinto non implica che questa è una buona comunicazione. Mi sono spiegata? Infatti è famosa la sventurata rispose. Guardi che decisi di aprire un profilo Twitter, sì, proprio per quella campagna, facevo un tweet e basta. Sì, sì, esatto. Comunque, vedete, anche qui l'ossessione del con quella faccia un po' così, peraltro, anche qui mi domando, ma dove sta il fotografo? Cioè, ma chi glielo fa? È un po' la faccia da scemo, cioè non è il suo scatto migliore, cioè se fosse mio padre direi, ma dai, mettiamo un'altra foto. E qui c'è la versione. Allora, Bersani 2013. Allora, siccome io poi sono buona, anche se lui poi mi mette i punti interrogativi alle frasi, in realtà nel 2013 l'agenzia era sempre Aldo Biasi Comunicazione, perché cavallo che vince non si cambia, hanno pensato, no? Dice Sofia, cioè, imbocchiamoci con le... Io feci questa invettiva in tempi, no? Utili per cambiare... E la risposta che mi fu data dal quartier generale del PD fu: non è vero, questa campagna è piaciuta molto, il tema è sempre a chi. Vabbè, chiudiamo la parentesi. Quindi squadra che vince non si cambia, per cui alla stessa agenzia affidano la campagna questa, ok. Non devo dire molte cose, perché riconosce e sempre l'hanno messo in giacca, qualcosa di meglio effettivamente, nel senso che siamo usciti un pochino da quel frame, non siamo usciti dall'ossessione sul corpo del leader, un leader che non fa nulla, non dice nulla, e gli fanno dire l'Italia giusta. All'epoca posso dire, ve lo dico, c'è qualcosa di backstage, ho evitato l'uscita di due scatti peggiori. Mi è stato chiesto, ma mi guardi, eccetera, io ho detto, ma non avete qualcosa di meglio? E in effetti questi sono gli scatti migliori fra quelli, nel senso che mi era, ormai è stata fatta. Oh, ma come, bellissima. Bene, ok, però lasciamo perdere. Quindi ho evitato due scatti peggiori. Questo era uno scatto e questo è l'altro. Dal punto di vista delle espressioni facciali, tutti hanno detto, è cupo, è funereo, eccetera, eccetera. Uno dei problemi fondamentali è l'ambivalenza di questo mezzo sorriso. Sardonico, perplesso, gli fa male la pancia. È un sorriso trattenuto. Cioè, dal punto di vista dell'analisi dell'espressione facciale, potrei star su... mezz'ora, quindi al solito presenti un leader con un'espressione facciale ambivalente, polivalente, significa che mandi dei messaggi con molti significati, troppi.
troppi, non rassicuranti. Non sarà sicura, tra l'altro, togliendo a Bersani una caratteristica fisica che lui ha. Cioè, come dire, lasciamo perdere quel discorso sull'Italia giusta, cioè, perché poi c'è anche un altro tema. Questo qui è il classico scatto, posa fotografica, da studio fotografica, sembra la roba col vestito della domenica. Cioè, l'anno fa. E come fai a rappresentare l'Italia giusta da quello che si è messo il vestito buono in uno studio fotografico? Da solo, sempre lì. Poi ancora una volta il leader isolato, in uno sfondo astratto che non fa nulla, capite? È angosciante, con questa faccia così, che toglie a Bersani un tratto fisico che lui ha, che è quello della bonarietà, di quella bonomia. Non c'è quell'accoglienza paterna che invece è un tratto tipico della faccia. Cioè, mi hanno ancora una volta fatto un torto. Capite il punto? Se qualcosa si poteva fare per... Cioè, hai una faccia, un corpo, devi intanto avere una strategia, capire quali sono i problemi di quel corpo, in qualche maniera mascherarli, ma non bello brutto, capite? Non è questo il punto. Ma soprattutto non devi enfatizzare gli aspetti positivi di quell'espressione, di quel corpo, di quel volto in funzione della strategia. Allora, la faccio brevissima, in un tempo di crisi, cosa ci sarebbe stato di meglio che enfatizzare l'aspetto protettivo, paterno se vogliamo, che poi uno poi gli può fa schifo, cioè paternalista, ok, però erano tutti disorientati dopo il governo tecnico, l'Italia giusta, buona, il buonismo di Bersani. Bene, mostramelo nella faccia che lo esprime, anche perché è un tratto fisico che lui ha, no? E questo niente, un sorriso polivalente, neanche ambivalente, che implica due significati. Poli, ce ne sono tanti, e tutti un po' implicati. C'è una domanda? No, era una, se non sbaglio, questo modo qui era stato usato sempre da Bersani nelle primarie contro Renzi, che aveva vinto pochi mesi prima. No. Non è la stessa? No, questa è uscita dopo. Le primarie le ha vinte con il distributore di benzina. No, questa è uscita nel gennaio del 2013. A dicembre, forse qualcosa è uscito. A fine, proprio subito dopo. Prima di Natale. Conosco molto bene la vicenda. Conosco, ma è uscita. Non prima di Natale, è uscita fra Natale e Capodanno a Roma o a qualche città. Dopodiché la campagna a fissioni vera e propria è stata in gennaio. Molto breve. Infatti, la mia opinione era che, ok, è breve, non inciderà più di tanto. Non inciderà più. In realtà è stata breve, ma molto diffusa e soprattutto in assenza di altre. Quindi la gente l'aveva in mente, per fortuna. Noi avevamo cercato di utilizzare questo, almeno dalla... Perché sta in mezzo alla gente, però di spalle. Certo. Insomma, ma devi comunque fargli fare qualcosa. Cioè non, cioè, poi in certi tempi, in cui c'è il problema contro la casta, eccetera, cacchio, metti, scusate, mi veniva più dura, l'ho addolcita, metti il leader con la gente, ce l'aveva fatta pure... nel 2001 Rutelli, mettilo in mezzo alla gente, capite il punto? Poi dici, ma immagine, come, certo, dopodiché devi sostanziare questo da contenuti eccetera eccetera, però in termini di pura immagine, mettilo, che ci vuole un genio, mettilo con la gente. Allora dice, ah, ma allora in generale, attenzione, nella comunicazione, non è che io vi sto dando una regola generale. In quel momento era la cosa migliore da fare, l'unica, mettilo in mezzo alle persone, mettilo in mezzo alla gente, ok? Perché? Perché la crisi, l'anticasta, le polemiche, l'assenza, tra l'altro si diceva, no? C'è solo il PD, capite? Cioè la crisi degli avversari, quindi la crisi della politica in generale, la distanza dalle persone, la devi rappresentare in maniera forte, mettendo il leader fra le persone, fare cose, ok? Bene, per fortuna la rete gli fece un favore a Bersani, perché gli spoof, i meme che sono circolati, lo hanno addolcito, e qui c'è la presa alla lettera della come gli ha fatto un favore Crozza con il
la famosa imitazione. No, tu dici no, gli ha fatto un grosso favore. Sono gli altri che poi pistola che sono, l'hanno preso alla lettera. Gli sono andati dietro, non avendo altro da fare, hanno preso. È come le maniche. Capite che è lo stesso tipo di interpretazione piatta, cioè prendi la metafora letterale, come l'hanno fatto con le maniche, gli è piaciuto il giaguaro, si sono fermati lì. Capite che è, non ti rendi conto che la metafora la devi sostanziare sottolineando la sua funzione metaforica, non facendola tornare a, alla sua letteralità, al punto che Bruno Vespa ti accoglie e ti mette un giaguaro, un pupazzo di giaguaro in braccio. Ma è chiaro che fa una roba del genere. Ti sta pigliando per il culo. Sta ancora una volta, capite? Ma sei tu che l'hai portato a questo, perché hai abbracciato la metafora appiattendola sulla sua versione letterale, lo stesso meccanismo. Qua invece è addolcente, perché vedete la faccia di Bersani come sembra, quel sorriso che è polivalente nel momento in cui lo metti vicino al gatto di Gargamella, fa un po' più, è già più dolce, no? È già più dolce, quest'altra, un'altra versione, il taglio gusta, e con la forchetta pure sembra contento perché ha mangiato. Vedete, vedete com'è il contesto, cambia l'interpretazione di un volto polivalente. Ok? Quindi sono veramente micro dettagli, sono, e vi assicuro, ho evitato due o tre cose peggiori. Arriviamo a Renzi. Renzi, la comunicazione di Renzi, chiaramente Renzi, tutto quello che... Allora, è chiaro che rispetto alla fascia immobile di Veltroni, rispetto ai pasticci che potrei tornarci, perché poi c'è il discorso sulla rete che voglio accennare anche per fare la ponte con la... con i ragazzi che vengono dopo, l'uso della rete, no? Nel 2008 il PD e la rete, questi sconosciuti, con Bersani qualcosa è stato fatto, il Movimento 5 fu azzeccato quel colpo, no? Poi dopo gli è presa la mano e hanno esagerato. Con Renzi siamo in un altro, è come se si fosse voltata pagina. Nel senso che è chiaro che c'è uno staff che sa come funziona, sa come va il mondo nel mondo della comunicazione. Allora, sintetizzo il problema fondamentale di Renzi, che secondo me un pochino già siete pronti per accoglierlo, che è l'ostentazione delle tecniche di comunicazione, l'esagerazione, l'enfasi. Allora, quando si esagera, quando si ostenta, quando si enfatizza, ci sono due strade possibili. L'effetto di finzione, ostenti, il venditore, perché è accusato di essere un venditore? Il bravo venditore non sembra un venditore. Quando il venditore lo qualifichi come venditore, già non è un bravo venditore. Questo vale nelle pentole e nelle spazzole, vale anche politica. Se qualcuno, e quindi io dico, ma se qualcuno dice di te che sei un venditore, cazzo, non ti devi porre il problema di abbassare quelle marche, vuol dire che c'è, allora, le critiche ci saranno sempre, però bisogna saper distinguere fra le critiche. Gli attacchi per una figura pubblica ci sono sempre, ok? Soprattutto a sinistra, che sono anche fuoco amico spesso. Attenzione, d'accordo, ma i comunicatori devono distinguere critica da critica. Lo stesso leader deve avere la capacità autocritica di distinguere, ok? Di respirare e dire questa sì, questa no, questa perché, ok? L'ostentazione. Il rischio fondamentale della comunicazione di Renzi è, a mio avviso, l'ostentazione. C'è un vantaggio, c'è l'assenza e il vuoto dall'altro lato. E contestualmente tutto quello che sto per dire può essere totalmente inutile perché, come dire, se gli avversari fanno peggio, picci. Allora, vediamo rapidamente l'estetica del corpo isolato in maniche di camicia, primarie 2012. Siamo in piena estetica del corpo isolato in maniche di camicia, su fondo chiaro, bianco o su fondo scuro, ok? La concentrazione sul corpo del leader in Renzi è massima, e per me questo è una cosa che ho scritto spesso,
C'è anche in rete, c'è anche nel fotoritocco di alcune immagini che lui usa per la rete. Quindi non c'è, c'è ovunque, c'è quindi nelle performance, nella costruzione della scenografia, il nome gigantesco dietro e lui davanti. C'è una iperpersonalizzazione della politica, ok? Se volete anche reattiva rispetto a tutta la negazione del tema della personalizzazione, quindi io capisco anche il punto, però è, come dire, in un contesto, perché tra l'altro anche lui subisce molto la fascinazione della comunicazione americana, in particolar modo di Obama, il sito per le primarie del 2012, vedete, sono i colori americani, persino nei colori, cioè l'impressione è così, tu lo guardi, dici ok, era lì, ha detto, c'era in parallelo il sito della campagna di Obama, gli è piaciuto, ha preso uno, ha detto ragazzino fammelo uguale, è figo, lo voglio anch'io. Un po' fa così, perché anche la questione delle slide nella conferenza stampa, chi l'aveva fatta? Obama, l'ha visto, figo, lo voglio anch'io, lo fa uguale, ok? Bisogna saper contestualizzare. Comunque, in questo deserto della comunicazione politica italiana è d'impatto comunque, però questi obiettivamente sono i rischi. Anche questa è un'immagine, vedete il lavoro sul corpo del leader, fino, e poi queste. Allora, vedete che fa ridere? Vedete che fa ridere? Allora, attenzione, non siamo nel target. Ok, lo so, non siamo, quindi c'è anche questo. Io ora dico alcune cose. Tutto quello che, avendo più tempo, eccetera, eccetera, va circostanziato, dettagliato. Lo stesso, però, anche considerando il target, come dire, fra lui e lui, è più figo lui. No. È come se io andessi con un servizio e mi mettessi vicino a una foto di, non so, Monica Bellucci, non lo faccio, capite? Non lo faccio. Allora, lui non è fighissimo, ma lui è autoironico, tutti sappiamo che è autoironico, questa, anche questa foto è autoironica, questa no, ok? È molto rischioso, è molto rischioso, cioè, capite? Ecco, e poi non pago di questo, okay. E qua, una volta che la Cosenza vi ha spiegato, l'estetica del corpo isolato su fondo bianco, bianco nero, poi vedete che è sempre la stessa zuppa, ok? Questa era la copertina, scusate, la copertina con la cravatta del ragazzino che pubblicizzava le cravatte, attenzione. E questo era il servizio interno, una prima immagine, seconda immagine, terza immagine. Allora, quando io ho fatto queste osservazioni, le ho scritte sul mio blog, sul blog sul Fatto Quotidiano, poi ti si scatenano i renziani, no? Ci sono quelli che sembra che gli stai dicendo, e dicono, ma c'era un'intervista di 12 pagine, idiota, non l'hai letta. Deficiente, sto dicendo che il servizio fotografico distoglie l'attenzione dall'intervista di 12 pagine. Tutti hanno parlato del servizio fotografico. Allora, detto questo, io sto mettendo l'indice su alcuni rischi. Ora, io in questi termini parlo di rischi perché non sappiamo come andrà a finire. Sono rischi di comunicazione legati a questi aspetti di ostentazione, legati molto alla iper, la chiamerei proprio iperpersonalizzazione, ok? Sono rischi, non sappiamo cosa vorrà dire in termini elettorali, non lo sa nessuno, ma non perché, la classica frase, nessuno ha la sfera di cristallo, non lo sa nessuno, perché è inutile fare i sondaggi adesso, le competizioni elettorali si decidono nelle ultime due settimane. L'anno scorso, a febbraio, la sconfitta del PD si è decisa negli ultimi 10 giorni, cioè la forbice è sempre più stretta. Il margine dei potenziali astensionisti, degli indecisi, è sempre più ampio. In questo noi ci stiamo avvicinando sempre di più al modello statunitense, quindi mettiamoci il cuore in pace. Le proiezioni, tutto ciò che adesso riempie i salotti televisivi, dibattiti, che fa parlare gli opinionisti, eccetera, eccetera.
come dire, io mi faccio un passo indietro rispetto a questo, perché non è solo un fatto di dire non mi voglio sbilanciare, no? Non è proprio possibile, non è che io non voglio fare previsioni perché dico non ho il coraggio delle mie opinioni, ma perché dai idioti fa, non è proprio possibile. Quando si andrà alle elezioni bisognerà vedere gli avversari che cosa faranno, i contenuti e il tipo di comunicazione che metteranno in scena, che cosa ci sarà sulla scena, chi sarà in scena. Ma già ora è troppo presto per fare previsioni sulle europee del 25 maggio. Si deciderà tutto nell'ultima settimana, capite il punto? E questo è sempre più vero. Di solito si dice 2 settimane, e 2 settimane resta, diciamo, una regola aurea. Nell'ultima campagna si è giocato davvero tutto, e io seguivo i sondaggi del PD, seguivo i sondaggi del Movimento 5 Stelle, ho molte antenne perché ho tanti ex studenti che sono dappertutto, anche nei partiti o nei movimenti, e l'abbaglio dei sondaggi del PD fu clamoroso e l'ho seguito in diretta. La capacità di beccare quasi alla virgola dei sondaggi del Movimento 5 Stelle fu clamorosa. Ok? Lì per me c'è un punto interrogativo, c'è un punto interrogativo molto, molto grande. Cioè, come è stato possibile? Allora, che i sondaggi non siano, come dire, cioè, nessuna statistica, ovviamente c'è il margine di errore, eccetera, ma l'errore di un lato, cioè, come dire, i miei segnali d'allarme a cui si rispondeva, ragazzina, lasciaci lavorare, cioè, non erano segnali d'allarme, cioè, dicevo, vabbè, non sono una sondaggista, però, ecco, quindi, detto questo, c'è un'ulteriore incognita legata al fatto, cioè, uno dei bacchi del sistema dei sondaggi è legato alla particolare situazione degli elettori dei 5 Stelle, che sono ancora più volatili, è pieno di gente che decide di dare un voto a 5 Stelle in cabina elettorale il giorno stesso, ok? Quindi ancora meno, non solo il tipico elettore 5 Stelle non lo dice, non lo dice, figurati se lo dice a chi gli telefona col metodo Cati e dice chi sei, e dice ma io sono un fantastico elettore del PD, no? E poi dopo va in cabina e vota 5 Stelle perché l'ha deciso quel giorno che l'hanno chiamato per il sondaggio, per esempio, no? Perché provocazione, perché protesta, perché vaffanculo, e cioè, quindi c'è una aleatorietà spaventosa. È vero questo, però i sondaggi preelettorali di febbraio 2013 del Movimento 5 Stelle, tutte le antenne che avevo erano di una precisione, cioè quando io ho visto, posso confermare perché ce l'avevamo anche noi, e sono stati precisi. Pazzesco. Lì c'è un mistero, perché continuano a essere, mandare in understatement, allora anche nell'ultima intervista a Mentana, Grillo, lei non fa sondaggi, gli dice Mentana, pistola, e lui fa, no certo io non me ne interesso, non lo so come hanno fatto, comunque c'è il fattore C, anche il fattore culo, poi dopodiché tutte le amministrative sono andate male, cioè quindi non lo sappiamo, non lo sappiamo davvero. Ultima cosa è il web, così faccio da ponte e qui vado velocissima. Sul web, allora, tanta acqua è passata sotto i ponti dal 2008 a oggi. Se vi rifacessi vedere il video IMPD, ve lo ricordate? Che era la risposta a meno male che Silvio c'è. Allora, meno male che Silvio, allora, una tipica caratteristica della comunicazione web rispetto a questo che abbiamo visto, che implica studi fotografici, agenzie di comunicazione, è un difficile equilibrio fra professionalità e amatorialità. Sul web, per comunicare bene sul web, occorrono professionisti, e qui lo diamo per scontato oggi, in questa sede, nel 2014, persino il PD lo sa, laddove nel 2008... come dire, l'amatorialità era ridicola, IMPD è una cosa che neanche in un liceo, per scherzo, no? Era una parodia, era un'autoparodia, ok? Quindi darsi la zappa addosso. Detto questo, la lezione della professionalizzazione della comunicazione sul web è stata accolta, e i siti, anche nell'era Bersani, c'è stata un'attenzione alla comunicazione web su Facebook, sui social, eccetera, eccetera. Ora, attenzione, sul web, quello che ho detto sull'ostentazione,
che riguarda la comunicazione in generale, la comunicazione del leader nei comizi, la comunicazione del leader nei talk show, sulle riviste, tutti quei servizi fotografici. Sul web vale ancora di più, perché la dose di spontaneità e amatorialità sul web è un ingrediente importante. Cioè la professionalità tu la devi gestire in maniera tale da costruire una comunicazione che non sembri, che non sia a maggior ragione troppo patinata. Il rischio della comunicazione web del PD attualmente, online appunto, è vale per quello che ho detto per l'offline con un'accentuazione in più. Per farla breve, confronto, guardate chi è che si dice, chi sono venuti a studiare gli statunitensi in Italia per capire come era stato possibile. Il Movimento 5 Stelle. Il Movimento 5 Stelle perché? Perché ha trovato quel balance, quell'equilibrio fra la comunicazione online e il radicamento sul territorio, che è la cosa più simile a quello che ha fatto Barack Obama nel 2008. Cioè l'online come strumento per fare il door to door, il porta a porta. È quello che fece, è lì che Barack Obama ha vinto. Ha vinto anche in termini di premi di comunicazione, capite il punto? La comunicazione americana, tutto quello che vi ho detto sulla costruzione dell'immagine del leader, le fotografie, questi errori qua non li fanno dai tempi, cioè voglio dire, ricordiamoci che Kennedy, questa roba, cioè capite, ci si fumano. Voglio dire, i leader americani fanno prove, riprove, riprove, gente che sa già comunicare, provano, si riguardano, si autocriticano, si correggono. Altro che cappotto abbottonato male, capite cosa voglio dire? Cioè lì siamo ad un altro livello, fantastico, ma il più del 2008 di Barack Obama fu esattamente questo intreccio fra l'online, ed erano tanti anni fa, 2008, e il door to door. Oggi questo intreccio, chi è che l'ha fatto? L'ha fatto per primo Movimento 5 Stelle. La comunicazione online del Movimento 5 Stelle, attenzione, è tutto meno che patinata. Se voi andate sui blog di Beppe Grillo, se andate sui siti, vari meetup, è un casino blu. Guardate che quella è strategia comunicativa, è sporca quella roba lì, implica, è autentica. Quindi, ora, non sto dicendo, quella è la loro caratteristica, capite il punto? E l'online non può essere, a maggior ragione, troppo patinato, quindi tutto il rischio di ostentazione, secondo me, ha di ostentazione, di eccesso di cura, di mostrare, cioè il problema del PD in questo momento è che è come se avessi detto, oh, adesso noi sappiamo comunicare e ve lo facciamo vedere, ci abbiamo Renzi, figo, e mostri tutti gli attrezzi. Ricordatevi, il vero venditore è quello che non sembra un venditore. Cioè se io da ragazzino ho venduto polizze, ok? Quindi so cos'è proprio, cioè per mantenermi agli studi io vedevo polizze, è una roba che, come dire, ho dovuto digerire io per prima. Poi ho cercato di farlo in maniera onesta, senza, e funzionavo molto, perché non ero una venditrice. Cioè, mi sarei molto preoccupata se qualcuno mi avesse identificata, sarei andata a casa depressa, tanto perché volevo fare, come dire, facevo il dottorato, non volevo fare la venditrice di polizze, lo facevo, guardate che l'ho fatto per 6 anni, ok? E facevo le telefonate. Cioè c'è stato un momento in cui venivano a studiare la mia telefonata, voi dite, era una comunicatrice in erba, forse sì, mi sono allenata anche lì. La mia telefonata non era la telefonata del call center, capite? Cioè io prendevo sempre l'appuntamento. Allora, il vero venditore non è un venditore apparente. Se qualcuno ti dà del venditore, tu hai fallito. Anche se ti compri il prodotto, cioè tu devi andare a casa e dire, cazzo, però io cosa ho sbagliato? Mi ha detto, ma convinto, lei è un bravo venditore. Qualcuno me l'ha detto, lei è furba, Cosenza, farò la polizza. Quella sera sono andata a casa dicendo, mi sono fatta prendere la mano. Ecco, il rischio attualmente della comunicazione del PD, offline, ma con delle marche più, di maggiore rischio online, è l'ostentazione, cioè no, vi facciamo vedere quanto siamo bravi. E Renzi in questo ci mette del suo. Ok. C'è anche un punto interrogativo. No,
però rispetto, cioè, capito, adesso se vi facessi vedere cosa faceva Vettori online nel 2008, cioè l'armamentario, ma anche Bersani, cioè rispetto, insomma, anche il sito, Facebook, l'uso di Twitter che fa Renzi è molto, cioè gli viene proprio, però eccede, anche sta roba della sveglia al mattino, e qua un saluto a tutti. Allora, io mi rendo conto che abbiamo una tavola rotonda, bella, ricca e interessante, però se c'è qualcuno che vuole fare una o due domande... Soprattutto i quattro... Basta che siete rapidissimi, facciamo, ne raccogliamo due, una, due, vai Nara. Ok, allora innanzitutto benvenuti, visto che io sono la segretaria di questo circolo. Sulle sedie c'era la spiegazione della mostra, che sono appunto scatti fotografici di signore che hanno fatto la resistenza, fatte da una nostra iscritta che ama fare fotografie. Una domanda, non ha mostrato perché poi non ci sono foto di leader donne, a proposito di sé, perché non ci sono. No, però ho tutta una serie, ho tutta una allora, adesso devo fare una domanda rapida, così solo per sapere. Questa cosa che lei dice di non mettere il corpo del leader in prima pagina, immagino in primo piano, che per le donne sia terrificante. Perché io ci ho sempre pensato, se sei troppo bella o troppo elegante, susciti l'invidia. Se sei non a posto, un po' sciatta, dici che sei una casalinga. Insomma... La costruzione di questa cosa per una donna è un'altra conferenza. È una cosa molto difficile, forse non riescono a fare le leader perché non sanno esattamente come comunicare la questione dell'immagine. Un ultimo flash, non pensa che invece questa comunicazione di Renzi cerca di sottolineare il fatto che lui sia giovane rispetto a tutto il resto? Ne raccogliamo un paio così sì, due rapidissime. La prima, se mi può dire, secondo lei in percentuale oggi nel 2014 quant'è l'importanza della comunicazione in una campagna elettorale e quanto quella dei contenuti? Seconda domanda, anche Berlusconi ho sempre sentito dire che era un venditore nato, però ha vinto diverse elezioni, quindi voleva dire che dall'altra parte la comunicazione dell'avversario era veramente di basso livello, se anche il fatto che lui fosse riconosciuto un venditore. C'è una differenza, sì, adesso prego. Qualcun'altra? No? Vai. Io vorrei chiedere a questo punto qual è la comunicazione perfetta, nel senso che se abbiamo parlato tutto il tempo di... No, mi spiego, cioè non so. Abbiamo parlato tutto il tempo di non mettere il leader con la sua faccia, bello o brutta che sia, nel cartellone. D'altra parte, ha senso fare una campagna con solo contenuti e quindi parlando anche... Non ho mai detto io. No. No, lo chiedo io, cioè una campagna in cui il contenuto sia tutto quanto messo sul cartellone, quindi anche scritta piccola, scritta grande, andare nel dettaglio fino alla spiegazione proprio totale, tutto intellettuale. No, assolutamente no. Però dopo ci sono altre domande? Allora, per quel che riguarda la domanda sulle... ho una batteria di 78 slide sulle leader femminili, ve ne mostro soltanto una, che questa è comunque Marco, sì, su questa questione, perché è molto difficile rappresentare una donna in politica. Ma certo, più difficile, no? Ségolène Royal 2007, io a Parigi, questa l'ho scansionata proprio io, perché ero lì che camminavo, mi hanno distribuito il volantino e ho detto... Mi danno anche il campioncino della crema. Esatto. Tra l'altro i colori della crema rock sono esattamente questi. Allora, capite? È l'estetica, l'ossessione, il corpo isolato sul fondo bianco di una donna bella in questo contesto. Capite? Allora, la bellezza è hai voglia, questa è la Sant'Anché. Questa è come, ma ci potrei parlare per un'ora e mezza. La Mara Carfagna ha cercato di far dimenticare questa sua versione, chiaramente, no? Ha sempre fatto, cioè, tutte le marche di under, cioè, proprio di abbassamento, cioè, al punto tale che sembra che lei abbia una sofferenza. È difficilissimo, ma ha capito la parte. In un paese che va detto nettamente, estremamente sessista, questo è, ok? E beh, è così, è inutile, e non sto facendo un discorso vetero-femminista, è così, sono i dati, e anche qui se ne può.
Quindi è difficilissimo, molto interessante, ma difficilissimo. La Francia è messa già meglio in tutti i parametri, occupazione, la rappresentanza politica. Adesso noi siamo, vabbè, c'è il Global Gender Gap, difficilissimo. Quindi tutto quello che ho detto sull'ossessione rispetto al corpo maschile è per lo, se ci metti un corpo femminile, a quel punto massacro, è un massacro, perché eccetera eccetera. La questione delle domande fatte in sequenza, allora, quanto è importante la comunicazione? Allora, io sono certa di come mi chiamo, per ragioni di analisi esterne, per ragioni di conoscenza del backstage, che la campagna del PD l'anno scorso è stata persa solo per problemi di comunicazione. Ok? Solo. Ma vuol dire che i contenuti oggi non contano così poco? No, è fondamentale. Torno a dire, il mantra è: la comunicazione è necessaria ma non sufficiente, né a perdere né a vincere. È chiaro che allora, se tu non hai contenuti e hai un ottimo staff di comunicazione, sei bravo a comunicare, puoi vincere. Se tu hai dei fantastici contenuti e sei un mediocre comunicatore, perdi. Tu puoi avere il programma migliore, le soluzioni per i prossimi 10 anni per l'Italia e perdi. Ok? Poi si tratta di capire se ce l'hai il programma fantastico, se non ce l'hai, cioè c'è tutto un intreccio, però su questo, cioè su questo proprio non... Dopodiché occorre vedere cosa fanno gli altri, ok? Però il caso dell'anno scorso è un caso da manuale, cioè il PD ha perso negli ultimi 10 giorni solo ed esclusivamente per la pessima campagna elettorale del PD di Bersani. Punto, per l'ostinazione di quel signore che partiva, forse perché schifato da quello che era stato costretto a fare. L'ossessione di Bersani era la comunicazione, sta alla politica come la finanza sta all'economia, ricordate la frase? Quindi un disprezzo. Ma anche nella domanda io noto questo, cioè, continua a esserci. Adesso mi permetto, però fare una differenza tra un contenuto e comunicarlo. Come fai? Se io comincio ad urlarti addosso delle belle parole, però cioè, te la prendi, anche se ti sto dicendo che carino che sei, cioè, è imprescindibile. Michele, purtroppo in Italia c'è un pregiudizio contro la comunicazione che si è costruito negli ultimi... Allora, a sinistra nasce dall'antiberlusconismo, perché tutti associano la comunicazione, e qui arrivo alla domanda. Berlusconi veniva detto un bravo venditore, giusto? Sì. Attenzione, c'è una differenza fondamentale. Di Berlusconi dicevano gli elettori del centrosinistra che era un venditore. Falso, manipolatore, ingannatore, disonesto. Venditore, è tutta fuffa, lui è un venditore. Gli elettori del centrodestra non l'hanno mai percepito. Cioè lui è sempre, tu devi essere in grado di parlare al tuo elettorato e ampliarlo. E sempre di più, ma Berlusconi era in anni in cui la fascia degli indecisi era molto più stretta. Ok? È un altro mondo. Benissimo, attenzione, del venditore glielo davano gli avversari, gli elettori della parte avversa, gli anti-berlusconiani, non gli elettori di Berlusconi. Attenzione, il venditore attribuito a Renzi viene dato anche da suoi potenziali elettori. Attenzione, Renzi quando ha perso le primarie contro Bersani, che sono stati chiamati in causa le truppe cammellate eccetera eccetera, io sono sempre stata convinta che una cosa che lui ha sbagliato era la campagna delle primarie del 2012, era semplicemente sbagliata di un ingrediente fondamentale, ha sbagliato il target, certo. Lui doveva rivolgersi all'elettorato di sinistra e ha fatto una campagna che andava bene, casomai ne faceva le prove tecniche per le politiche, non era una campagna per le politiche, c'era un errore da penna blu dal punto di vista dell'ABC della comunicazione, era sbagliato il target, è come voler vendere un'auto di lusso a pubblico di massa, o viceversa voler vendere un'utilitaria a potenziali acquirenti della Ferrari, cioè è macroscopico. La domanda del ragazzo lì, è possibile? No, implicita nella tua domanda è ancora una volta la contrapposizione che sottolineava Michele Dalina prima. Cioè non esiste una comunicazione, allora intanto l'assioma fondamentale non si può non comunicare, non puoi oggi prescindere dalla costruzione dell'immagine, dall'uso della fotografia, dagli audiovisivi,
dalla focus sul corpo del leader. Il problema è che siamo fossilizzati su certi cliché, su certi format. Cioè la mediocrità della comunicazione commerciale combinata alla comunicazione politica ha portato a questo. Quindi non lo sto dicendo, la campagna... Però non esiste, qualcuno mi ha detto qual è, la, tu stesso hai introdotto la domanda, qual è la ricetta generale, no? La regola d'oro. Non esiste una regola d'oro, non esiste una risposta unica in comunicazione. La comunicazione è sempre relativa a tre parametri fondamentali. Il target, a chi ti rivolgi, il contesto fondamentale, e il contesto cambia di settimana in settimana, e cosa fanno i tuoi avversari. Non è possibile, ma non è perché non voglio o non so darti una risposta, la domanda non esiste, questo tipo di domanda generale in comunicazione non si può fare. Cioè se un mio allievo mi fa questa domanda io dico non ti siedi nemmeno a fare la prova dell'esame, non hai proprio capito. Cioè non si può fare questa domanda in comunicazione, non esiste una domanda. Allora qual è la ricetta? La ricetta si costruisce sempre relativamente al target, ok? A chi ti rivolgi? Gli elettori, target è un'espressione pubblicitaria, gli elettori e le elettrici, lo devi studiare, quindi gli strumenti quantitativi, i sondaggi, tutti i modi di profilare gli utenti, a maggior ragione in rete, che lo puoi fare in maniera molto fine se sei bravo, vanno usati alla faccia se vanno usati, capite il punto? Bene, il contesto, che cosa succede con gli umori, l'economia, cosa dicono i media, cioè, e gli avversari, ho finito. Questo è... No, perché so che sono... No, perché li ho bloccati, no, stavo dicendo che questo è l'assist vero alla tavola rotonda, perché... adesso davvero sono quattro progetti che comunicano, che fanno comunità, ci siamo hanno... messi d'accordo bene, no, ma è venuta bene, nel senso che se domani vi troverete a gestire un progetto di qualsiasi tipo, quando abbiamo quattro dovrete mettere in pratica, ma senza dei budget, senza degli staff clamorosi, senza delle app fatte ad hoc, ma proprio trovando il tempo e il modo per raggiungere il vostro obiettivo. Quindi chiamo qua Agnese, che è di Ginger, no Agnese, scusami, Virgilia, ho detto, no, scusami, che ci racconterà un po' di Ginger, quindi crowdfunding. Le chiederò di fare un focus sulla campagna legata a San Luca o qualcosa comunque che leghi particolarmente un territorio di riferimento, poi vediamo. Dimitri Tartari di Persiceto, di San Giovanni Persiceto, Persiceto Lab. Poi Saverio e Luigi delle Social Street e Maurizio di Granada. Se volete vi metto le sangue. Sì, io so il taglio. Scala. Abbiamo un'oretta, giusto? Cerchiamo di essere abbastanza agili. Ah, sai che non mi funziona più da mezz'ora? Quei colpi di fortuna. Non mi funziona più. Provo. Ma non è più. Quello nuovo. Non so più. Ma volevate fare 5 minuti di pausa? Cominciamo 5 minuti di pausa.